sportivi, amanti del futsal, benvenuti al nuovo appuntamento con il Futsal Pontino e la 12ª giornata del campionato provinciale. Campus Selva di Pini diventa lo scenario di questo appuntamento con la formazione allenata da Caporaletti, che gioca di nuovo in casa e reduce dalla sconfitta casalinga, l'unica in questa stagione, il 5-0 patito la scorsa settimana contro l'Eagles Aprilia. Affronta quest'oggi lo Sporting Santa Croce, veramente in situazione ampiamente rimaneggiabile, a distanza dall'Eagles Aprilia. Intanto parte proprio in questi istanti il confronto. Bene questo possesso palla, Babusci, la possibilità con Mignoni, se ne va, prova a calciare, la ribattuta da parte di Pirollo, Valente, c'è la possibilità per l'imbucata, Simulo protegge il pallone, adesso arretra all'indietro, se ne va verso sinistro con il mancino, Babusci apre per Mignoni, ancora Babusci, Nofi smanaccia il pallone allontanando da Antenos che apre per Mignoni a sinistra, poi si accentra, c'è Simulo, prova a calciare, ancora Pirollo, Daniele Moncada con Tardi, lo scambio con Mignone, recupera subito la difesa dello Sporting Santa Croce, se ne va Pirollo, prova la soluzione in mezzo, va, cerca Pirollo in mezzo senza guardare attentamente, poi lo recupera Moncada, un importante pallone, Carioti, adesso pronto, se ne va il pallone verso Riccardelli, il gol di Riccardelli che sblocca il match, il vantaggio dello Sporting Santa Croce, difende il pallone Valerio, sale adesso con il destro, con il sinistro, poi perde troppo nel preziosismo De Celis, se ne va, prova ad andarsene tranquillamente per un servizio ottimo, Moncada sopra la traversa, palla recuperata prima da De Celis, poi da Moncada che fa ripartire lo stesso De Celis, poi cerca la soluzione per colpire in spaccata Nofi per Moncada, ancora indietro Babusci, respinge Pirollo, ancora Babusci, lo recupera Babusci, il tiro e poi la risposta di Nofi, si salva adesso lo Sporting Santa Croce, piccolo passo, poi parte la rincorsa, Valente, il tiro, l'esterno esce anche se pure a fatica, però riesce a difendere molto bene, ma intanto se n'è andato Valente, la possibilità del pareggio, arriva con Contardi ed è 1-1 per il gol del vantaggio, e poi ci ha pensato due minuti prima della fine del primo tempo, intanto c'è subito il capovolgimento di fronte, c'è il palo che dice di no, al centro c'è Taddeo, sale, ferma il pallone, Babusci riparte, se ne va da solo, poi il diagonale, ci mette una mano Nofi a risolvere la pratica in maniera personale, intanto Flocco, il tiro, la risposta di Bragaloni, si accentra, poi lascia all'indietro, Moncada se ne va verso destra, pronto con la Santi, ancora con il corpo, poi colpisce con il mancino, al centro c'è con la Santi, la finta con il corpo, si libera di Pirollo, poi si decentra, trova soltanto l'esterno della rete, la pressione da parte dei giocatori della Nuova Florida, arriva anche De Celis, la finta con il corpo, Mignone, ancora Moncada, sale tutta Nuova Florida, poi il tiro di Ivano De Celis, il gol che dà il vantaggio alla formazione di casa, 2-1. E poi il gol del pareggio, 2-2. Simulo, Mignone passa e prova anche la conclusione, Nofi in spaccata allontana, sinistra, la sua sinistra, tocco di Mignone per De Celis, arriva il gol di Mignone, il gol del vantaggio della Nuova Florida, sarà anche Pirollo, prova la finta con il corpo, calcia, la risposta di Bragaloni con le mani che allontana di Valente, ma recupera Pirollo molto bene, se ne va da solo in porta, la finta con il corpo verso Valerio, esce anche Bragaloni, calcia a rete Valerio, pericolo Valente che adesso penetra nella difesa, poi un servizio non dei migliori di Atterramento contro Nofi,
parte Contardi, il tiro e la rete di Contardi che sale alla meglio nel duello. Poi Flocco, palla che lambisce il palo sulla sua conclusione, Pirollo dall'altra parte, c'è Flocco che sale, colpisce, c'è Bracaloni, la risposta, rilancia per Carioti dove c'è Moncada, ma recupera subito lo Sporting Santa Croce e Nofi che dice di no, ma arriva il triplice fischio finale. La Nuova Florida torna al successo battendo lo Sporting Santa Croce a questo punto per 4 reti a 2.